Buongiorno a tutti e benvenuti al primo Seminar Show NAC Italia. Solo due parole su chi è l'azienda NAC, perché poi faremo parlare di artisti. NAC è un'azienda australiana, prima azienda australiana in termini di presenza di mercato e di fatturati, prima azienda come fatturati nel Nord Europa e a breve lo diventerà anche in Italia con la collaborazione di molti di voi. NAC caratterizza la sua linea prodotti basandosi su materie prime naturali, quindi abbiamo linee che sono prodotte con proteine biomarine, linee che sono prodotte con proteine vegetali, abbiamo una linea certificata vegan friendly, quindi NAC si posiziona in un mercato con prodotti di eccellenza, con delle soluzioni che sul mercato italiano ancora non sono presenti. Ad esempio c'è un trattamento di ricostruzione che si fa in 60 secondi, che molti dei presenti in sala già stanno operando e ne parlano tutti molto bene. Cos'altro dire? NAC ci dà dei prodotti veramente eccezionali, qualitativamente eccellenti, in maniera che ognuno di voi possa tirar fuori quello che è il meglio del proprio etto. E diciamo pure che quando la qualità del prodotto, l'estro, la fantasia incontra quelle che sono le qualità umane e le doti, nasce un vero artista. E quindi sono lieto di introdurre Tino Troncone, il nostro testimonial per la collezione NAC 2017. Grazie a tutti. L'ispirazione è il barocco contrastato dal grafismo anni 70. Nel primo troviamo rigore e lusso nel pieno della formalità dell'eleganza. Il secondo abbiamo una fusione di toni, colori e linee con sobrietà. Occorre amalgamare più elementi tra razionalità e distinto, realtà e immaginazione. Una moda istintiva, sofisticata. Troviamo carré con frange corte, capelli lunghi, pettinati con frangione. Il concetto deve essere praticità e semplicità. I colori molto vivaci come un biondo quasi giallo, l'arancione, vediamo sfumature in tone acquarello come lilla, il verde chiaro, marrone chiaro, il rosa pastello cipra. Troviamo ancora toni come il caramello, cannella, rosso scuro e blu. Anche il trucco, c'è molta sobrietà, tutto naturale senza eccessi. Nelle acconciature abbiamo una ritrovata e visitata moda hippie, treccine piccole e lavorate. Signori e signori, Tino Troncone! Yeah.
Io sono Pino Trompone, è un onore essere qui per NAC, per questa azienda fantastica. Non so, ha già spiegato Gianni come è posizionata, come sul mercato. La cosa bella è che è un'azienda vegana, anche se io mangio la carne però, premetto questo, va bene? Quindi sono tutti prodotti naturali, tutti prodotti che quando noi li lavoriamo ci permettono di utilizzarlo sempre più volte lo stesso prodotto, senza avere i capelli pesanti, duri, e allo stesso tempo possiamo divertirci tanto. Volevo innanzitutto parlarvi un po' della collezione, qui come possiamo vedere, perché l'abbiamo chiamata Frisham Hermes, va bene? Per un semplice motivo, perché oggi vogliamo vedere una donna che sia un po' libera per come si veste, non tutte uguali, tutte clonate o tutte messe allo stesso punto. Qui possiamo vedere che abbiamo un rosso da un rame, guardate, con questi effetti abbastanza lineari, e allo stesso tempo, guardate, con questa forza. Cosa possiamo fare? Spettinare i capelli, portarli avanti, guardate, ecco qua. Ok? È la prima forma. La seconda forma, come possiamo vedere, un bob geometrico, allo stesso tempo dove c'è molto molto feeling nei capelli, vedete questa linea che va dalla parte della nuca, dalla parte dell'osso cervicale, sino ad arrivare in linea con la bocca, no? E abbiamo la cosa più bella, la cosa più forte, questa frangia che va in modo circolare con questo blu molto forte. Allora, come possiamo vedere anche queste forme, guardate, li possiamo usare in tutti i modi che noi vogliamo, guardate, pettinandole, muovendo i capelli, guardate, ci dà volume, forza. Vedete, questa è la nostra idea, un po' cambiare le linee, dare un pochino più di versatilità in tutto. Possiamo giocare in questo modo qui, quindi dove vediamo questa forza, vedete come si muovono bene i capelli, possiamo comunque creare queste parti asimmetriche, spostarli anche tutti dietro, guardate che bello, ok? Qui andiamo su una linea più corta, dove va molto forte ciò che è il silver, ciò che è il giallo, ma quello che noi dobbiamo sapere è che per noi la cosa più importante è che noi mettiamo tutto ciò che sono gli stili al viso, va bene? Quindi per noi la cosa più importante è il viso, quindi andiamo prima a vedere la modella com'è e poi andiamo ad ideare sempre taglio e colore. Poi possiamo vedere una linea molto molto geometrica, pulita, una graduazione nella zona posteriore, linee pulite che cadono avanti dalla parte alta, come possiamo avere come punto di riferimento qua sopra, guardate quest'angolo che prende in linea con ciò che sono i suoi lineamenti. Sulla parte frontale abbiamo questa rotondità e questa frangia che si muove in questo modo qui. Quindi anche questi capelli li possiamo comunque muovere, guardate, in questo modo qui. Guardate, e cambiamo di colpo giusto solo con le mani l'immagine, va bene? Ecco qui siamo al punto un po' più forte della collezione, no? Abbiamo questa forma veramente quasi dall'eleganza che parte anche quasi uno stile leggermente che si spinge un po' oltre con questa frangia forte, quasi leggermente androgena sulla parte frontale. Però cosa possiamo fare? Guardate, il bello di questa linea è di prendere tutti i capelli, poterli spostare in questo modo qui, guardate, portandoli così, e viene fuori sotto, guardate, questa frangettina dove dà spessore, guardate gli occhi, guardate la forza che c'è sul davanti. Bravo! Grazie. Ok? Quindi la cosa più importante per noi, in tutti gli stili che noi facciamo, creare sempre versatilità. Grazie modello, grazie. Lo faccio io, essendo... Ecco qua. Vorrei qui la prima modella, grazie. Allora, prima di iniziare il taglio vi spiego un pochino qual è l'idea, no? Come possiamo vedere, sono andato a dividere i capelli in questo modo, partendo, possiamo abbassare un po' la musica per favore? Partendo da dove c'è proprio
il punto di rottura, ossia dalla parte alta dell'arcata sopraccigliare, in questo punto qua. Quindi sono sceso giù leggermente andando a incorporare il fulcro dalla calotta cranica e ho creato il primo triangolo. Il secondo triangolo, leggermente decentrato, parte dalla parte sinistra alla parte destra. Come possiamo vedere, quando abbiamo già delle divisioni, ci fa capire il taglio che ci sono delle asimmetrie o addirittura ci sono delle disconnessioni. Quindi quello che farò io sarà questo: di lavorare bene la zona sottostante, la parte che parte, diciamo, dalla zona occipitale in giù, questo molto molto corto. Lascerò questa parte leggermente lunga, andrò anche corto su questo lato qui e poi creerò una parte dove va dal corto al lungo sulla zona frontale. Quindi daremo versatilità sia dalla parte destra che dalla parte sinistra del taglio. Va bene? Grazie adesso. Grazie. Allora, partirò andando a creare il primo punto di rottura, vedete, sopra l'orecchio, in questo modo qui. Quindi prenderò i capelli in questo modo, andrò ad elevare tutto in su in questo modo qui e vado netto sul taglio. Quindi a questo punto sto creando una sorta di graduazione. Quindi abbiamo sezioni diagonali, taglio in orizzontale. Quello che è molto importante quando noi lavoriamo è la posizione del corpo, quindi usare il body position che ci permette la posizione di gestire al meglio ciò che sono le tensioni quando noi andiamo a prendere i capelli, dividiamo e li portiamo fuori. Quindi cerchiamo di avere proprio una forma nel muoversi sul taglio. Quindi sezioni diagonali in su in questo modo, quindi parto sempre dal basso arrivando in su in questo modo qui. Cosa faccio? Do elevazione, allo stesso tempo che creo graduazione e questa forma di perimetro. Ecco qui.
ragazzi, una luce. Finché ci vedo vado avanti, eh. Adesso non ci vedo. Grazie. Allora, possiamo avere un po' di luce? Ah, che bello. Ok? Quindi, da questo punto qua traccerò delle sezioni diagonali indietro, quindi prenderò la sezione in questo modo e andrò a connettermi con la parte fatta sull'orecchio. Quello che è molto importante è creare una forma che sia abbastanza geometrica, però allo stesso tempo che sia morbida. Quindi porterò tutte le sezioni sulla stessa, l'unica cosa che andrò ad elevare man mano che prenderò la sezione. Quindi questo per creare una graduazione all'interno del perimetro. A questo punto sto creando graduazione e perimetro. Vedete? Mi allungo portando leggermente le dita verso il mio corpo per avere più lunghezza su questo lato, quello che abbiamo detto prima. Vedete quanto peso? Qua vediamo, c'è la linea, la forma, il viso. Guardate com'è forte sugli zigomi. Come viene pulito, la parte che è leggermente lunga ci dà proprio questa immaginazione della morbidezza. In asimmetria, andando a collegare la zona posteriore con la zona anteriore. Sempre da più corto all'interno e più lungo all'esterno. Vedete? Quello che faccio è che prendo una sola volta la sezione e poi taglio, senza riprendere e tagliare, riprendere e tagliare. Quindi prendo la sezione, la trasporto, vedo la sezione qui da sotto e vado a tagliare. La cosa importante è usare bene sempre la tecnica, capire il viso, quello che ho detto prima, lavorare con la posizione del corpo e capire quando noi facciamo un taglio, se su alcune strutture possiamo o non possiamo. Dobbiamo capire anche se il soggetto che abbiamo sotto possiamo adattare lo stile che noi abbiamo in mente, va bene? Perché più delle volte cosa succede? Che noi lavoriamo e pensiamo solo alla persona, pensiamo alla cliente, però non guardiamo più delle volte il viso, o delle volte non chiediamo, ma non perché dobbiamo chiedere, perché siamo dell'Interpol, no? Ma chiedere più o meno lei che lavoro fa, quali sono i suoi hobby. Per quale motivo io dico sempre queste cose? Per due motivi essenziali. Perché delle volte ci capita una persona che sia bella, molto bella, vediamo un viso, noi che siamo degli artisti cosa facciamo? Prendiamo e tagliamo subito i capelli. Che bel viso, e facciamo così. Se noi chiediamo, ci fa capire che la consultazione è il 50% del nostro lavoro. Ipotizziamo che quella cliente, immagino due clienti, immagino due donne che vengono al negozio, va bene? Una arriva tutta bella, precisa, pulita, bel viso, tutto. Cosa facciamo? La prima cosa è di chiedere a lei
di chiedere a lei più o meno di che cosa fa nella vita, no? Di che cosa si occupa. Immaginiamo che lei sia una donna manager, ok? Lei cosa fa? È statica, viene sempre metodica nel nostro negozio, vuole avere la piega così, vuole avere quel colore così, viene tutte le settimane, non prende il prodotto perché dice me lo fate voi, va benissimo, quindi dobbiamo stare attento a ciò che noi consigliamo alla cliente. Ci capita un'altra cliente, la vediamo che arriva da noi, tutta sportiva, sicuramente una donna molto libera. Se chiediamo che cosa fa, immaginiamo che lei è a una palestra, si occupa di sport, cosa fa? Lavora tutti i giorni i capelli, vero? Quindi vorrà avere uno stile libero da poterselo fare da sola, senza sì che lei ogni volta va e deve asciugare i capelli. Ha bisogno del prodotto perché i capelli si sfibrano, ha bisogno di curare lei di più i capelli rispetto all'altra persona, perché di solito li lava due volte al giorno. Quindi la prima cosa, dobbiamo sempre immaginare queste due cose. Da lì possiamo capire dove vendere il prodotto, a chi vendere il prodotto, a chi possiamo fare un'immagine e come possiamo far vivere quell'immagine. Questi sono due punti fondamentali molto importanti nel nostro lavoro. Gli artisti normali, a noi ci piace tagliare, ci piace colorare, ci piace far sì che le nostre clienti parlino di noi. Io dico, bisogna fare il taglio più bello, il taglio classico, lo facciamo un po' a una persona che ha un bel collo, un bel viso, con un bel colore, lei quando esce parla da sola. Va bene? Grazie. Allora, voi sapete che, non so, un po' di voi sanno, c'è l'International Vision a Londra, no? Alternative Air. Io quest'anno ho vinto il premio a livello mondiale come taglio e colore, Best Cut and Color, no? Come look. Dopo vi faremo vedere un po' il vestito. E abbiamo cambiato solo lo stile e l'idea della modella. Lo stile, l'idea della modella, ma quello che più conta è di capire anche su questa ragazza, per quel viso d'angelo che c'ha bella, posizionando solo un po' il colore da una parte, creando un bob lineare, pulito, leggermente asimmetrico, è fantastico. Fa caldo, eh? Io c'ho caldo. Allora vado leggermente a sfumare i capelli nella zona posteriore, in questo modo qua, giusto per dare più forza. Quindi parto dal basso in questo modo. Io oggi sfumo un po' i capelli, ma oggi ho con me un ragazzo bravissimo, lui fa la parte uomo. È un ragazzo splendido, ha portato delle novità fantastiche con tre ragazzi in un modo incredibile, davvero. Un'idea bella, giusta, per far capire anche quando noi parliamo di versatilità, di stile, di immagine, dove ci possiamo spingere. La libertà è la cosa più bella, ok? Però dobbiamo vedere la donna in diverse forme, in diversi stili. Tutto questo, io lo dico, lo rappresenta ciò che è il viso della modella o della cliente. Sposto in questo modo, pettino giù i capelli
mi vado a collegare sull'angolo fatto da questa parte qui. Quindi passerò dal lato opposto, porterò i capelli in elevazione, guardate, sulla linea della divisione e vado più corto l'interno e più lungo l'esterno. Sezioni diagonali. Ecco qua, quindi posso avere una versatilità che va sia da una parte che dall'altra. Da qui mi sposterò, essendo che abbiamo creato leggermente asimmetria, porterò tutti i capelli su questo punto creando una lieve disconnessione. Quindi sto usando i triangoli che mi permettono di lavorare sia da una parte che dall'altra, dall'interno verso l'esterno e dal basso verso l'alto. Adesso sulla parte alta prendo i capelli in questo modo, sezioni orizzontali,
le tre sezioni pulite, tutte in su, e lavorerò con la forma del quadrato, andando giusto a creare separazione. Allora, li porterò tutti indietro. Vedete? Quante volte prendo la sezione? Una sola volta e taglio, in tutto il taglio che ho fatto. Graduazione, tutto, tutto, una sola volta la sezione, usando la posizione del corpo, capire dove siamo con la tecnica, seguire la sezione guida e capire bene quello che noi vogliamo ottenere, che è la cosa più importante. Guardate che forza che c'è questa linea. Guardate. Guardate in quanti modi possiamo spostare queste immagini. È vero? Adesso io lo asciugherò, poi lo andrò leggermente a personalizzare. Ragazzi, sembra che sto alle Bahamas. Io non sudo mai nemmeno così d'estate. È incredibile. Parleremo anche di alta moda, dopo vi farò vedere un'immagine che finirò con un vestito di alta moda con dei capelli messi dentro per avere un pochino anche l'idea.
parte qua, in questo modo, guardate, vado leggermente da questo angolo, ecco qua. Adesso prendo il mio prodotto preferito, questo è un prodotto magico davvero, è uno spray shine incredibile, lo passo così nei capelli, oltre a lucidarmi da questa separazione, guardate, è incredibile, guardate, fantastico. Ho chiesto a Marco, visto una macchinetta che c'è a Marco, no? Vedevo che ieri ha preso una macchinetta, dato che lui è un grande barbershop, così è iniziato una cosa piccola così, toglieva tutti i capelli. Ho detto, ragazzi, ma tu l'hai preso il filo? Prendila. Io stavo quello col filo e non ce la facevo. Questa macchinetta così, dopo mi farà un bel lavoretto con la macchinetta, vi spiegherò un po'. Questa è giusto un'idea, capire un pochino la tecnica come funziona, va bene? Usare la geometria, noi siamo il triangolo perché il triangolo è l'unica parte che era più un cerchio, e come possiamo avere delle linee, delle forme che siano versatili. La prima cosa è la versatilità dello stile. Questo lo giriamo così, lo mettiamo di là, lo spostiamo, ha sempre un forte impatto, ok? Spero che vi sia piaciuto a tutti, grazie. Abbiamo fatto, vai anche in mezzo. Ok? La prossima modella. Vorrei qui sul palco Marco Fidato, grazie.
come stai? Tutto bene? Bene. Mi fa piacere averti innanzitutto qui con noi. Ok. Va bene? Salve a tutti, buongiorno, io mi presento per qualcuno che non mi conosce, sono Marco Fidato, sono figlio d'arte, ho 27 anni, ho avuto questa esperienza grazie a Fino oggi, volevo ringraziarvi tutti di essere qui oggi e di condividere qualcosa con voi. Mi piace usare questa parola condividere e non insegnare, ma è molto bello condividere qualcosa con i colleghi. Scusatemi ma sono emozionatissimo. Marco, ascolta un attimo, cioè io prima ho detto che ho parlato un po' di queste macchinette che c'hai, no? Questa macchinetta di ieri che io stavo lì preciso con le forbici, ho detto Pino, ma usa un po' questa macchinetta, ok? La cosa importante, no? È anche oggi lavorare sull'uomo e ad avere sempre un qualcosa che vada oltre, va bene? Perché è cambiato tutto. Oggi la parola più importante, sapete qual è? Socializzare, va bene? In che modo socializziamo? Sui social network? Socializziamo per strada? Socializziamo nelle grandi compagnie? Socializziamo con gli amici? E Marco ha detto una cosa fantastica. Noi condividiamo questo lavoro insieme a voi, va bene? Perché noi siamo dei parrucchieri come voi, va bene? Oggi abbiamo un'idea e la stiamo un po' cercando di trasferirla a voi. Ma non è detto che uno di voi non viene qua e ci dà una sua idea, va bene? Grazie. Marco, a te la parola. Ok, quello che andremo a fare oggi, come ben vedete, sul mio modello ho tracciato due divisioni dalla parte di regressione. Mi sono fermato al di sopra dell'osso occipitale, quindi ho seguito la rotondità della testa. Un piccolo dettaglio che c'è tra destra e sinistra, che mi sono mantenuto un po' più alto, perché quest'angolo, tutta questa parte del lato destro, mi manterrò un po' più distaccato da quest'altro lato. Andrò a collegarmi solo questa parte posteriore nella rotondità, nella sommità della testa. Nella parte frontale rimarrò con una disconnessione. Nella parte bassa lavorerò tutto con la macchinetta. Utilizzerò una nuova Magic Clip Cordless della Wall. Io sono il referente in Italia di Wall. E quindi utilizzerò questi numeri. Utilizzerò il numero 2, andando a finire millimetricamente partirò una sfumatura non quella classica dal basso verso l'alto, ma partirò dall'alto verso il basso, quindi da condividere qualcosa in più e da aggiungere al vostro bagaglio. Io procederei subito con il mio taglio. Dai la parola a me, Marco. Sì, un attimo. Vai avanti. Ah, ok. No, perché ho fermato un attimo. Vedete qualche voglia che c'ha di lavorare, no? Detto sono emozionato, è partito tipo quando parte la Ferrari in pole position, dice ok, adesso sono qua. Marco, è tutto per te, va bene? Marco. Stai tranquillo e vai avanti. Un piccolo dettaglio da aggiungere quando utilizziamo le clipper, per chi le utilizza e per chi no, cerchiamo di individuare proprio l'inclinazione e come manteniamo le macchinette. L'inclinazione è quella che ci rende ad effettuare il taglio. Io in questo caso rimarrò dritto, come ho detto prima ho utilizzato il numero 2 e partirò dall'alto verso il basso. Così mi traccio la mia linea di peso in modo da poter già lavorare e già da non andare oltre questa linea, e nella parte bassa lo posso accorciare quanto posso, ovviamente sempre millimetricamente lavorando con i numeri e non. Questa poi è una cosa soggettiva, lavorando anche tutti i giorni con i clienti, quindi è importante ascoltare, come ho ascoltato prima Pino, ascoltare la cliente o il cliente e fargli cambiare look, fargli trovargli la giusta strada. Oggi il mezzo più importante che abbiamo la fortuna di utilizzare social, e quindi oggi qui presente il mio modello è un fashion blogger tra virgolette, e quindi ho utilizzato anche questa fortuna. Ok Pino, io lascio a te la parola, vado avanti col lavoro. Grazie Marco. Grazie. Ok. Allora, come possiamo vedere, l'idea adesso su questo taglio, abbiamo dei capelli di media lunghezza, è di creare una forma di double cut, va bene? Abbiamo una forma di colore che va dal verde al viola e questo rame intenso, va bene? Quello che farò, andrò a creare giusto lo stacco tra lato destro, lato sinistro, lato destro, lasciando la lunghezza dietro
formando una forma square, squadrata, e poi andando ad, diciamo, a creare leggermente un po' di volume sulla parte alta, usando la forma dello slice cutting dall'interno verso l'esterno. Quindi ho preso delle sezioni in diagonali, le ho portate tutte giù e vado a zero graduazione, ossia li taglio a caduta naturale. Poi sono partito, guardate, dalla parte della zona della frangia, creando questa linea simmetrica. Per quale motivo? Perché quello che è più importante, guardiamo la parte a metà, vedete? Il nasino come rientra, lo zigomo. Creando la linea qui sopra, non facciamo altro che dare più rotondità sugli zigomi, va bene? Anche se è una linea forte, è una linea anche molto versatile e molto commerciale. Vi farò capire come. Allora, io proseguo prendendo delle sezioni sempre in diagonali, vedete? Li porto tutte giù in questo modo. Uso il pettine e vado a tagliare netto qui. Uso un po' di prodotto, questo shine, che mi permette innanzitutto di avere più equilibrio, non appesantisce i capelli. Inizia a vedersi qualcosa? Come avete visto, io sono partito con il numero 2, ho preso l'altro numero che è 1,5, che sarebbero 3,5 mm, ho utilizzato il numero 1, è una questione di numeri, millimetricamente sono sceso e millimetricamente sono rimasto nella linea dove dovevo andare a tagliare i capelli. Non sono andato oltre perché la costruzione iniziale è quella di rimanere il peso e pian piano di eliminare più peso possibile nella parte bassa. La sfumatura io la definirei anche un gioco di colore, perché possiamo partire dal bianco, andando a finire al grigio, al nero, della tonalità del modello del cliente che abbiamo davanti. Quindi in questo caso, questa parte bassa io lavoro con zero, ma con la leva alzata, in modo da non eliminare del tutto i capelli, ma avendo un piccolo punto luce, come potete vedere, dal quasi il grigio e pian piano sfumato. Abbiamo fatto questa colorazione ieri grazie a Jerry, ad Alessio, e abbiamo fatto questo colore rame, è un colore dell'anno che si porterà all'anno nuovo. Nel 2017 abbiamo fatto una ricetta con Pino, i colori nuovi e quindi si porterà molto il rame. Mi sono affiancato molto alla sua collezione Free Charm Elegance e quindi abbiamo utilizzato due tonalità di rame, uno che è un po' più soffice, un po' più dolce nella parte della lunghezza, e all'interno nella parte frontale che arriva a metà testa abbiamo lavorato con un rame un po' più forte, quindi per avere comunque questa immagine molto forte nella parte alta. Ok, Pino. Ecco qua, io sto concludendo la parte laterale, come posso vedere una linea molto solida, molto geometrica. Vedete? È anche carino se uno riga i capelli così, no? In giro ha questo effetto, li lascia via in questo modo. Un'idea di fare una doppia geometria all'interno. Adesso cosa farò? Prenderò delle sezioni nella zona posteriore della testa usando dei triangoli in questo modo qui, mi metto da questa parte perché non mi sposterò usando la forma dello slice, quindi porterò tutti i capelli su un punto.
sezioni radiali tutte sullo stesso punto, ossia il primo come sezione guida facendo, cerchiamo di fare un passo indietro, no? Anche la luce al negozio ci a volte non arriva troppa luce, in un punto arriva meno luce, quindi anche quello che stiamo facendo, se rimaniamo molto con la distanza molto vicino al cliente, non riusciamo a vedere bene quello che stiamo facendo. Se avete visto, io faccio un passo indietro ogni tanto, mi allontano per vedere quello che sto facendo, per vedere se c'è una linea di peso e la vado a togliere. Era un piccolo dettaglio da che volevo aggiungere. Allora, io sono qui, guardate, cosa farò? Adesso andrò a collegare questa parte, in che modo? Prenderò i capelli in questo modo qui, guardate, attentamente. Guardate il distacco che c'è. Prendo i capelli, capovolgo la parte in questo modo. Vedete? E vado a collegare la parte dell'orecchio con la zona posteriore. Quindi riprendo di nuovo i capelli, vado in elevazione ancora di più, uso questa forma di twist. Vedete? Adesso andrò ad alleggerire leggermente quest'angolo. Quello che sto facendo, sto utilizzando la classica tecnica tradizionale del mondo del barbiere. Mi piace ancora utilizzare questa parola barbiere. Barbershop è una parola attuale, sì, è vero. Però quello che la parola iniziale è barbiere. Quindi io sono nato barbiere e non voglio accantonare questa parola, anche se continuo a lavorare anche in un negozio che ho con mio padre, con mia sorella, è qui presente, ho l'onore che c'è anche mio padre oggi. Quindi sono doppiamente emozionato. Ok, passiamo avanti. Quello che stavo dicendo, sto utilizzando la classica tecnica pettine e forbice. Come avete visto, mi sono tracciato prima la zona alta, come sono andato con la divisione che ho fatto, ho portato tutto verso l'esterno in modo che mi eliminavo nella parte più alta la lunghezza e mi tracciavo già quella linea, una doppia linea di peso. Facendo questo sto eliminando
tra virgolette, la linea di peso che mi ero creato, però rimanendo sempre questo gioco di colore nella sfumatura, rimanendo pesante in questa parte, perché voglio che ne pare tale si veda questa squadratura. Anche perché lui, la sua fisionomia del viso per me è perfetta per utilizzare questo tipo di taglio. Si stringe nella parte bassa dove è la bocca, i zigomi sono un po' più sporgenti, quindi avendo anche questa conformazione cranica, che l'osso occipitale non mi era molto più sporgente, quindi ho potuto salire un pochettino con la sfumatura. E quindi dovete fare attenzione anche nel mondo dei maschili, proprio l'osso occipitale, è proprio perché non ci permette di fare questi tipi di lavori. Facciamo attenzione nella parte alta quando abbiamo un osso occipitale, quindi cerchiamo di rimanere sempre un peso in modo sì che abbiamo una silhouette un po' più normale. La lavorazione per le forbici, come ben vedete, io rimango sempre sul pettine, non mi distacco mai dal pettine, non faccio mai questo tipo di lavoro perché sennò andiamo a creare delle linee che non ci piacciono. Facendo così, continuo salendo pian piano, pettine e forbice, abbiamo una linea più continua. Quello che farò ora, collegherò solo la parte alta tracciandomi una linea verticale al centro in modo da fare una ciocca guida. E seguendo la rotondità della testa. Quello che ho fatto è un po' l'idea, va bene? Di farvi capire, possiamo legare i capelli, possiamo comunque avere questa forma di lavorcati, chi ha detto che non possiamo portarla, non creare la persona giusta che sia una ragazza. Dobbiamo distinguere quello che vi ho detto prima, no? Da ciò che sono young people, persone giovani, a ciò che sono delle persone che vengono tutte le settimane a fare i capelli di noi. Noi dobbiamo avere una parte che gira, che ci fa la pubblicità. È come avere, quando si apre un giornale, no? Un giornale di moda, vediamo, si vede Versace e allora si capisce solo l'immagine che è già di Versace, per dire, no? Allora, questo deve essere un po' la nostra impronta. Lo sa, chi mi conosce a me sa con chi lavoro, sa che sono uno dei direttori artistici internazionali di Sarah Slandon, quindi per me il concerto è prima il sistema anglosassone con il gusto e stile italiano, va bene? Oggi abbiamo la fortuna di avere questo connubio anche con NAC e di portare avanti un po' questa filosofia, cercando di dare qualcosa sempre di nuovo sul mercato. Va bene? La cosa importante è portare novità, la cosa importante è che noi che siamo artisti dobbiamo comunque emozionare, dare un qualcosa anche alle nostre clienti. Va bene? Perché più delle volte noi il nostro lavoro lo diamo per scontato, arriviamo la mattina, bla bla bla, la prima cosa che facciamo, apriamo il telefonino, amore sto andando al bagno, Facebook, amore vado a prendere la pizza, poi siete dall'altra parte e facciamo, usiamo i social. Usiamo ciò che fa parlare di noi nel modo giusto, anche facendo una sola piega e mettendola lì, ci sono delle persone, delle clienti, degli amici che guardano quell'immagine.
cerchiamo di usare queste cose qua. Noi più delle volte non le facciamo. Se vado a vedere ogni Facebook di qualcuno, ci sono 10 cazzate, scusate l'espressione, e mezzo di qualcosa di vero. Va bene? Io volevo dare anche volevo ringraziare anche Jerry, dopo che lo presentò il nostro direttore tecnico, che ha realizzato negli anni tante collezioni come questa, come le altre, ad Alessio come supporter. È un'azienda che ci ha fatto di supporter anche per i colori, che ci ha dato l'opportunità di usare anche i suoi colori. Vorrei ringraziare innanzitutto prima queste persone, prima che dopo vado avanti e divento queste cose. Ricordatevi che noi siamo artisti, abbiamo la possibilità di lavorare ancora con le mani, non ci sono i robot e andiamo oltre. Grazie. Colpi, sicuri della tecnica, ok? Sicuri della tecnica. Abbiamo fatto un taglio prima, avete visto, una sola volta ho preso la sezione in modo geometrico, in modo versatile, creando uno stile e un'immagine. Va bene? È lo stesso qui. Bisogna avere gusto, ma più di tutto avere tecnica. Le fondamenti sono la cosa più importante. Quando sappiamo i tagli base come vengono fatti, possiamo ideare tanti altri tagli. Va bene? Io vorrei qui una... facciamo un po' di alta moda adesso, va bene? Quindi vediamo un po' delle immagini un po' più forti. Prego! Sì. Io ti rompo due secondi? Sì, io non parlo più adesso. Lascio tutto. Prima Vino ha presentato, ha sponsorizzato questa macchinetta che ieri ha provato e come ben vedete ho utilizzato una Wurm Barrett per qualcuno che non la conosce. È molto comoda da utilizzare nel mondo del maschile, nelle rifiniture. Io cerco anche di non utilizzare la lama per non irritare la pelle. Ha una lama molto delicata ed è molto profonda ed incisa, quindi è comodissima e ve la consiglio. Ora passo subito all'asciugatura. Quello che ho fatto prima, che dobbiamo fare un ordine. Marco, 50% a me. Ragazzi, io l'ho detto subito, come l'ho detto? Possiamo facendo a me. Ok? Grazie. Allora, quello che ho fatto prima, come avevo spiegato prima, ho tracciato la mia sezione verticale centrale, l'ho suddiviso nelle sezioni orizzontali, ho seguito la rotondità della testa. Nella parte alta e destra ho trasportato tutto verso l'esterno, ho tagliato un po' in cutting e ho solo ripulito quello che c'era da ripulire dal lato sinistro. Ho portato tutto verso in avanti per regolare un po' le lunghezze. Ora passo all'asciugatura. E ciò che ho fatto. Grazie.
Come ben vedete, io non sto stirando i capelli, ma sto dando solo il volume, in modo che da far sì che mi rimanga comunque più alto. Come prodotto ho utilizzato NAC, uno spray iniziale tipo un backstage, un preparatore per la piega, e fa sì che il nostro modello, il nostro cliente, quando torna a casa, è un lavoro che può fare, una cosa un po' più versatile. Molte volte facciamo delle pieghe che a casa non hanno la stessa riproduzione i nostri clienti, quindi pazzo, questo è il mio lavoro e spero che vi piaccia. Presentato a Londra con un'altra modella, no? Ma anche l'idea, guardate, di avere un taglio graduato, morbido, guardate, in questo modo, creando leggermente giusto un po' di verde, questo qui per stacchiare, anche con un po' di silver e biondo, e abbiamo un'immagine già bella, va bene? Quindi cerchiamo di lavorare sempre molto con creatività, non ci fermiamo. Quando siamo al negozio cerchiamo sempre di fermarci un po' in più con il nostro staff e insegnando quello che noi sappiamo a loro, va bene? Solo così si cresce ben insieme, va bene? Io volevo ringraziare tutti voi, volevo ringraziare NAC, Gianni Berruti, volevo ringraziare il nostro fidato, Jerry, Alessio, e un grazie lo devo fare personale a Giovanna. Giovanna Raffoni è una persona che ha lavorato tanto dietro le quinte e ha fatto sì veramente di poter realizzare tante cose, va bene? Gianni vorrei qui, Gianni Berruti, grazie!
divertiti un po', anche se è stato poco il tempo, ma è bello che è venuto Marco e condividere. Grazie, buon proseguo per Airbnb Show. Thank you.
qua. Jerry, tutti qua. Giovanna. Mauro, vieni tutti quanti qua. Dai, facciamo una cosa qua. Gianni, prego di dove? Gianni. Arriva. Super Mac! Bravo!